è? Con me ce l'ha. Chi cazzo è? Ma che fare qua, scusi? Ma questo viene solo quando deve rompere i coglioni a me. Luca, non mi sembra il caso, visto che è successa una cosa grave. Buonasera a tutti. Enzo doveva essere qui e non è potuto venire perché siamo in Egitto e purtroppo sta in bagno da 2 giorni. Ma è venuto un amico carissimo. Giusto, giusto, la giustizia divina. Prego. Non mi sento tagliare! Sono 3 mesi che mi avete rotto i coglioni, tutte sconfitte dell'Inter. Volo contro il Torino. No. Era difficile vincere con il Torino. Avete picchiato augurio e mo fate una discesa infinita fino al deserto. Come si chiama qua? Deserto orientale. Fino a qua, Giulia, non piace. T'ha fatto la frangetta, Burstasia, stai pure bene. Non rispondo, bravo, a uno che viene solo quando vince. Io vengo quando vinco e quando perdo. Lui viene solo quando vince e non rispondo. Sì. Oh, allora, ci tengo a ribadire una cosa, perché se non facciamo confusione, ripeto, quando avrò tempo e avrò finito tutte le serie su Amazon Prime, che sono bellissime, farò sulla lavagnetta la differenza degli errori arbitrali. Allora, questo è un fischio che l'arbitro 9 su 10 poteva fare in campo, ma non può mai essere ritenuto un errore grave da andare al VAR. Qui, se non capite questo, non posso, cioè, io non posso farci niente. Questo è una spintarella. Il fallo io l'avrei fischiato, ma non è una cosa grave. No, però Manfredino, sai che non sono troppo d'accordo con questa cosa. Cioè, nel senso, cioè, secondo te era fallo, Giulia? Concetto... Oh, mi dite un fallo così. Mi dite un fallo così dove si è andato al VAR nella storia. Vabbè, ma c'è un gol, però Manfred, perdonami. No, sì, un fallo dove poi c'è un gol. No, Manfred, ascolta, no. Allora, innanzitutto c'è un problema di base, che allora non c'è un modo per stabilire cosa è grave e cosa non lo sia. Certo, un calcio sul petto è grave, una spintarella non è grave, mi sembra ovvio. Allora, secondo me va proprio utilizzata in maniera diversa, cioè il VAR va utilizzato in maniera diversa. Qui, secondo me, il VAR deve intervenire. Quantomeno lo deve rivedere l'arbitro, poi se magari rivedendolo lo giudica comunque non fallo, ok? Però allora, mi dite che differenza c'è tra questo e quello di Dzeko con la Fiorentina, che hanno fatto gol al 94esimo? Ma no, ma sono lì due è, spintarelle. Ma dai, lì è Stop. Diverso, ma qui è mani sulla questo schiena, lì è una spalla sulla schiena, dai. Ma è diverso. Ma guarda, io sono più della linea di Manfredi, nel senso fallo nettissimo, poi però l'arbitro è un citrullo che non lo riesce a vedere, perché due mani sopra la schiena si vedono a occhio nudo da 100 metri, non è che serviva il VAR, però poi alla fine, se andiamo a rivedere tutte le cose, secondo me finiamo domani e dopodomani. L'arbitro scarso, ma io non utilizzerei il VAR per queste cazzate. Pensa, invece secondo me qua va utilizzato. Io l'avrei utilizzato. Allora state criticando la regola, ma qui è stata applicata. Sì, da sempre, ragazzi. Allora, è un altro discorso. Io invece critico quando non viene applicata. Cioè, secondo me qua il VAR si è applicato giusto. Poi, ma domani sentiremo Dennis. Ma ragazzi, però scusatemi, cioè, l'errore è a monte, ma voi guardate l'arbitro dove sta. E guardate la visuale. E guarda che movimento fa Messias, mette due mani avanti e preme. Vabbè. Cioè io a me mi sembra... Un attimo. Rispetto per il Torino e per tutti i Granata. Salernitana e Toro hanno dimostrato che il campionato non è fatto soltanto dalle 7 sorelle, ma è fatto da tutte le squadre che giocano il campionato di Serie A. E non vi permettiate mai più di dire abbiamo battuto il Torino come se fosse l'ultima squadra del calcio. Ragazzi, la Serie A è fatta da tutti noi, e ricordiamo Sabatini quando disse il 7% riusciremo a salvarci, quello è stato un grande uomo. E Salernitana e Toro oggi hanno dimostrato che il campo è fatto da 22 giocatori. Appuntamento fra 26 giornate. Porti rispetto al Torino e alle altre squadre, Cohen, che lei è di Salerno, tra l'altro, porti rispetto della sua città.
e il Tuzzo che parla, ah, avete perso contro il Torino. Ragazzi, il Torino è una squadra che si presenta in campo in maniera ordinata, felice. Voi vi siete presentati in campo molto, diciamo così, io vi ho visto veramente un po' in balla, cioè non concentrati, giusto, con la testa già a mercoledì. C'è le statistiche, esatto, Manfred? Esatto. Basta, sì, finita. Abbiamo avuto culo? Sì, per l'amor di Dio, perché se entrava il primo gol di Leao era un'altra partita. No, ma infatti era, secondo me, il problema qua, ragazzi, è i primi 5 minuti, come dice l'avvocato. Cioè tu i primi 5 minuti puoi stare 2-0, punto. 2-0, l'hai persa lì, persa lì la partita. E poi... ma come l'avevi persa lì ad Empoli? Ad Empoli, poi... è la stessa partita. No, l'hai persa lì, l'hai persa. Luca, poi ti dico una cosa, perché è un dato che magari ovviamente chi non è del Toro non lo può valorizzare. Ma quando ci Toro... Il Toro quest'anno, ma anche la... Giulia, esci, rientra, perché sei bloccata, te lo dico. Scusate, ti fa le bizze. Il Toro quest'anno e dall'anno scorso in realtà non era mai riuscito a fare nulla palla da fermo. Il primo gol lo fa Gigi, palla da fermo. Perché noi marchiamo a zona, come una roba degli anni 90, inspiegabile, prendiamo sempre gol da palla da fermo, questo è un dato, un dato. Incredibile. Attenzione, al fallo ad Abisso, io l'ho detto, gol di Messias e assist di Abisso, ci sta, non l'ha fischiato, il VAR non poteva intervenire secondo me, perché non può intervenire. Abisso è lontano anni luce, come hanno già detto, quindi giustamente Augusto lo dice, posizionato malissimo. Amen, tanto siamo dei polli noi, perché lì Buongiorno fa una roba da pollo e Savic, che già aveva fatto un'altra roba da pollo nel primo tempo, ha dimostrato di essere ogni tanto fuori di testa. Per il resto, ragazzi, cioè, bene così, abbiamo riscattato una sconfitta contro il Sassuolo in casa che gridava vendetta al 95esimo e almeno ci si è rifatti, almeno quello. Però, vabbè, detto questo... mi sembra... possiamo dire, chiediamo scusa a Juric, per favore, che in un calcio fatto di soldi prende a calci il suo DS e porta il Torino... Il Torino ha stra... Oh, ragazzi, il Torino oggi giocava in attacco con Pellegri, Cioè, che Pellegrini, ragazzi, oggettivamente... Venduto dal Milan, il Conte. Venduto dal Milan. No, però... vi abbiamo lasciato Pobega. Ti ricordo che io sono andato a vedere Milan-Salernitana, sono uscito al 60esimo, proprio quando si è fatto male Pellegrini, no? Una partita... è vero. No, era un po' che... Però... stata l'ultima partita, l'ultima sua partita a Milano. Però l'unica, credo. Si vede, secondo me, la mano di Juric in questa squadra, perché... Se capita di passare in vantaggio in maniera così, sai, dove gli avversari sbagliano due gol e tu ne fai uno su calcio di punizione, poi è veramente un'impresa far gol, perché comunque si coprono in maniera perfetta, sempre raddoppiano sempre, non fanno passare un gol. Da qua, ragazzi, sembra proprio un po' più netto, vi dico, c'è su Twitter. No, ma ti ripeto, è Messias... ha fatto fallo, punto, basta, non c'è mica niente da dire, è fallo netto, l'arbitro era al bar, non so che cosa dire, cioè, punto, ci lamentiamo, sì. Dai, Manfred, da qua è fallo, oggettivamente. Cioè, poi ho ripeto... mai detto che non è fallo? Allora, io ho detto soltanto che la cosa grave è quando uno vuole spaccare un ginocchio a un altro e non viene espulso, quello è grave, questo non è grave. Sì, ma perdonami, Manfred, ma se io capisco che la regola è come dite tu, Augusto, l'ho capito com'è la regola, ma ti dico, se da questo fallo qua ne nasce un gol e neanche quando ne nasce un gol interviene il VAR, e lo dico contro la mia squadra, ma che cazzo serve se non annulla neanche un gol con un fallo? Se cambiamo le regole, se critichiamo le regole, posso anche essere d'accordo. Poi, se invece Io non dico una roba al centrocampo come era Dzeko a Firenze, ma questo qui, cazzo, è nato il gol proprio lì. Ma questo fallo di mano di stasera, raga? Sì, ma non è stato neanche attaccato al corpo. Al VAR gli hanno detto vai tranquillo, che non c'è niente. Allora, le statistiche, ragazzi, sono queste qua di stasera, c'è poco da dire. Un tiro in porta. Un tiro, che è quello lì di Leao. Io stavo per dire un tiro in porta contro Buongiorno in Gigi, ma non voglio mancare di nuovo di rispetto. No, ma io ti dico, Gigi è il peggior difensore che abbiamo in Serie A, lo dico io. È assegnato pure, pensa che partita qui stasera. Ma lì, attenzione. Invece Luca, a me non dispiace. Attenzione, Luca, lì cosa significa? Significa che l'allenatore riesce a mettere in campo una squadra, a fargli fare il ruolo che sanno interpretare meglio. Perché ovviamente lì andiamo a vedere anche il ruolo che ha l'allenatore, secondo me.
cioè l'ha messo sì. Lì, amen. Poi c'è da Tomori dire che stasera Giulia l'altro. Tomori stasera Giulia no, non mi è piaciuto, a me stasera non è piaciuto nessuno del Milan, ve lo dico, nessuno, non sto scherzando, eh. La difesa è imbarazzante, a parte che io non ho capito per quale motivo non è uscito Gabbia, perché stasera non mi è piaciuto neanche lui, quindi anch'io i cambi, avrei tolto Gabbia. Ragazzi, a me i cambi, io guardate, lo sapete, io non credo di non aver mai criticato una scelta di Pioli, almeno quest'anno. Per me stasera Pioli, allora, sbaglia formazione iniziale perché prende la partita troppo sotto gamba e poi sbaglia tutti i cambi e sbaglia a far uscire Leao. A me non interessa niente chi gli doveva dare il messaggio perché Leao si è mangiato i gol e aveva l'atteggiamento da svogliato, a me non importa. In questa fase del campionato, considerato che devi far entrare Rebic, che ragazzi, Rebic stasera fa malissimo, come peraltro l'ultima partita, perché secondo me non tiene la posizione, non si sa dove va, quello che fa non mi piace. Tu Leao non lo puoi togliere, non lo puoi togliere. Secondo me l'allenatore partita... non deve ragionare solo non sul campo. Non mi interessa niente, Giulia. A me non interessa. No, ma devi tenere il polso dello spogliatoio, non puoi ragionare solo il polso. Lo tieni, trova un altro modo di tenere il polso. No, Pioli deve rendere conto allo spogliatoio. Luca, non deve giocare, non mi interessa niente. Pioli deve rendere conto allo spogliatoio. No, allora il tuo discorso avrebbe un senso se Leao avesse fatto quelle partite in cui lui non gioca, che sta là tutto svogliato, ti potevo dare ascolto. E cosa ha fatto? Leao no, non ha fatto faccio no, un pull, no, ragazzi. No, ha sbagliato due gol, no, Luca, no, minuti, fammi parlare. Due gol e poi non si è più visto. Almeno ha tirato, almeno ha tirato un po', almeno ha tirato un po', tirato, quando è uscito Leao non abbiamo più tirato. Lui. Luca, non da quando è uscito dal campo non abbiamo più tirato in porta, non so se hai capito che da quando è uscito lui gliel'hanno servita sotto la porta, ma il Leao del primo tempo secondo te avrebbe cambiato questa partita? Non l'avrebbe mai vista. Invece la cambia Origi, il tuo caro Origi che tu inneggi tanto. Ma che cazzo c'entra? Ma non è una sfida tra me e te, non è una sfida tra me e te, stiamo discutendo Leao, non è una sfida tra me e te. Stiamo discutendo la scelta di togliere Leao. No, Luca, ti sto chiedendo, siccome esce allora, Leao... Allora adesso ti rispondo, il tuo De Ketelaer l'ha cambiata. Che cazzo adesso, di discorso è? Stiamo parlando di Leao. No, mi dici in questo appunto, momento... Appunto, non c'entra niente, come non c'entrava Origi. Ma come non c'entrava Origi? Non c'entrava niente neanche Origi. No, come non c'entra Origi? Scusa, Luca, perdonami. Perché sono attaccanti, anche De Ketelaer e Origi sono attaccanti. Allora, quindi... no, Luca, no. Votate, allora, ragazzi. Qua... No, davvero, cioè, allora, il discorso è questo. Il Milan ad oggi... E c'è da dirlo, cioè, Leao è un giocatore troppo importante, nel senso, in una partita così tu mi devi arrivo dire da quando è uscito Leao, fammi finire, da quando è uscito Leao dal campo mi dovete dire se avete visto un tiro in porta. Perché ma perché prima di Leao che tiri hai visto? No, è stato Leao, no, che tiri hai visto? Tiri. Io l'ho visto. Quali? Quelli di Leao. Non solo tiri in porta. Occasioni, vogliamo parlare occasioni di occasioni non create da lui, era solo, l'ha messo Brian Diaz in porta. Luca, va bene così, abbiamo giocato meglio senza Leao in campo, ok? Con Rebic e Origi, no, abbiamo giocato male in entrambi i tempi, con e senza Leao, e Leao rimane un fenomeno, sia chiaro questo. Ma quello che è il messaggio di stasera di Pioli è che ti chiami Leao, ti chiami Brian Diaz, ti chiami Salamé, io ti devo togliere, punto, perché stai facendo una partita di merda e non sei intoccabile. Pioli ha detto 2 minuti fa non è stata la sua serata migliore e volevo cambiare il risultato. Gli hanno chiesto il cambio di Leao e ha risposto così. E chiaramente Pioli non si espone mai più di tanto. Vai ragazzi, vi saluto che sto morendo. Intanto sto veramente male. No. Vabbè, così, freddo, febbre, tutto, niente, ragazzi. È stato almeno il Torino ti ha fatto almeno un regalo. Almeno c'è avuto una bella... No? Appunto, perché, dai, non almeno. Perché non sono andato allo stadio, è per questo che abbiamo vinto. Ringrazio, volevo dirlo, di tutto cuore la Fucina, perché comunque mi ha fatto una gran compagnia durante la partita, quindi seguite la Fucina, il canale Telegram, è divertentissimo. Punto esclamativo Fucina, avvocato. La Fucina, vediamo se la saluta. Grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte, ciao, avvocato. Ciao. Ciao Paolo. Ciao avvocato, buona salute. Ecco qua. Cioè, ma scusate, per capire sì. Che non so se ne avete parlato, che io non c'ero, cioè sul discorso di Leao, cioè iscrivetevi al nostro gruppo Telegram, raga, che le partite avete ce le seguiamo lì. Non so, la chat, avete fatto di pull su questa cosa? Adesso c'è il pull. Ah, no, voi che ne pensate, voi che siete qui? Allora, guarda, ti faccio vedere il pull intanto come sta andando. Sì. E dice, giusto togliere Leao, il 65% dice sì. Secondo me, io sono dalla tua parte però, Giulia. Mentre succede il K, abbiamo pareri diversi, secondo me Leao è uno che lo devi tenere anche zoppo. Testo Milan. Ragazzi, cioè...
cioè non lo puoi no, togliere. No, ma anche perché ma non, noi non abbiamo, cioè obiettivamente, cioè io posso capire, togli Leao, sai che hai un ricambio buono, ma voi vi rendete conto che, allora, Rebic, io non ho capito cosa gli sia successo, perché secondo me Rebic è di un'imprecisione, gioca veramente male. Ma vi, cioè, vabbè, non capito? È uno che fa della tecnica la no, sua. No, Manfred, però perde troppi palloni, guarda, stasera ha perso delle palle. Vabbè, è uno che lo butti a fare casino nelle rimonte, e come cambio ci sta. Io i miei cambi erano Origi, Leao e Origi dentro Rebic e Giroud. Io avrei fatto solo questi due cambi. No, Diaz non l'avrei tirato fuori, perché secondo me era infatti. Io avrei tolto Messias e Pobega prima di e Pobega pure e Pobega. Di Pobega, Pobega, io Pobega. Avrei tolto Pobega e il Milan Leao, quando gioca senza Bennacer va sempre in difficoltà, notate. Beh, le partite senza Bennacer sono sempre in difficoltà, sempre. Guardate che comunque stasera ho pagato 52 io su Mise, te lo ricordo. Raga, Bennacer fondamentale, fondamentale. Secondo me stasera comunque l'errore di base è voler preservare un centrocampista titolare. Per me stasera doveva partire con Bennacer e Tonali. Cioè, Pobega, ragazzi, Pobega secondo me è un giocatore che comunque fa quantità, fa cose interessanti, però secondo me i piedi non... Cioè a me non piace proprio, è un Kessié venuto tanto male, cioè nel senso che Kessié aveva, era un giocatore, no però è vero, cioè Kessié era un giocatore molto fisico, però era anche un giocatore che aveva classe, cioè nel senso non aveva sti piedi pazzeschi, però comunque quando, insomma, cioè, Pobega lo vedi che ha solo la potenza, non ha altro, quindi secondo me... A me non ha convinto proprio. Io resto convinto di una cosa che ho detto. Scusa Manfred, ma c'è arrivata una cosa al bot. Ricordo che se siete nella fucina, poi fate chiocciolina, no? CV Sport Bot, ci potete mandare dei contenuti. E c'è arrivato questo. Come qua? Arricci! È veloce, da non perdere tempo! Come va? Come va Milan? Intanto raccontaci. Male, non facciamo un tiro in porta, manco fallo apposta, ma c'è questo Ricci che... Quanto sta il Milan? Quanto sta in questo momento, Harry? 2-1. Ma c'è la possibilità di pareggiarla, perlomeno? Stiamo giocando di merda. Tutta colpa di Pioli, che lascia fuori Bennacer, lascia fuori Giroud. Ma come cazzo fai a togliere Bennacer? Sai che sì, va bene Bennacer, cioè Bennacer sì, però a me, come si chiama quello che era? Origi stasera non è dispiaciuto, Cioè, secondo... Ma Andre, ha fatto schifo. No, io ti volevo vedere con Giroud, ma perché secondo me Pioli... Però posso dire una cosa, secondo me il Milan gioca meglio con Origi che con Giroud. No, però scusate, quando dite non ha toccato una palla, io sono d'accordo, stasera è stato tra i peggiori, sono il primo a dirlo. Secondo me però no. Perché quando Giroud fa questo tipo di partita dove non tocca una palla, si viene detto non gli è arrivata una palla? No, Luca, perché quasi sempre Giroud, no, perché Giroud comunque fa un altro tipo di lavoro, secondo me Giroud ti lega anche più il gioco, cioè ragazzi, Origi stasera... Ma che cosa dire, il contrario, Origi lega molto di più il gioco, raga. Sono d'accordo con Ma va, dai, no, abbiamo giocato con uno in meno. Abbiamo giocato con uno in meno. Vabbè, ma stasera ha fatto male. Stasera ha fatto male. Luca, scusa, quando è, però, scusami, a parte quel gol bellissimo che fa, sono d'accordo. A me, fino adesso, Origi, davvero. Ha fatto tre partite. Ma ne ha fatto tre. Ok, ho capito. A me non è piaciuto. A me non piace. Scusami, a te che te l'hai, gli chiedi tempo. Origi l'ha già bocciato. Ma che cos'è? Allora, devi tenere, il discorso ho spiegato mille volte. È perché giovani, è perché vieni dal Bruce. Ma Origi ha 26 anni. Che paragone è? Origi, ma non è un paragone, che tu hai un metro di giudizio tutto tuo, perché che te l'hai già il futuro, ma, già Luca, ma stai scherzando? Ma vuoi mettere Origi cosa vince in carriera? A che punto della carriera è? Con De Ketelaere? A 26 anni, quello che ha vinto ha vinto, a 26 anni. Vabbè Luca, vabbè, a 26 anni, perché De Ketelaere quanti ne ha? Un po' di meno mi pare, forse? Benissimo, allora... ma diamo tempo anche a Origi o no? Ma io non ho detto di non dargli tempo, ho detto che per quello che vedo fino ad ora, onestamente, Origi a me sembra allarmante la cosa, poi io non saremo d'accordo. Ma hai visto tre partite in cui ha fatto un gol? Tre partite e un gol, De Ketelaere ne ha fatte 15, non ha mai fatto niente. Non ho capito cosa c'entra, io non ho capito adesso cosa c'entra De Ketelaere. Non parlate di un episodio, secondo me, che è sintomatico. No, ne hai parlato 2 minuti, hai detto domani ne parleremo con Dan. No, è sintomatico dello status degli arbitri del nostro paese. Uno schifo. No, non me ne frega un cazzo. Mi assumo le responsabilità di quello che dico. Gli arbitri italiani, la maggior parte, fanno cagare. Ma non ha più voce. No. È stato fanno un schifo. Sono totalmente inadatti a fare gli arbitri professionisti. Ma non in Serie A. Signori, non in Serie A. Non in Serie A, Ma non è che è riferito a un'altra partita? Questi,
questi non potrebbero arbitrare in Serie A, in Serie B, in Serie C, in Serie D, in Eccellenza. Non potrebbero arbitrare. Forse può arbitrare se gli amici loro organizzano un torneo, dice guarda, ci viene a fare l'arbitro perché sappiamo che comunque gratis. L'hai fatto, magari te regaliamo 20 euro. Allora sì, perché signori miei, adesso l'episodio non cambia la partita, perché poi alla fine il Torino vince lo stesso. Però ragazzi, questi hanno uno schermo davanti gli occhi. Quella è una spinta. Quello poggia tutte e due le mani sull'avversario, lo spinge, quello non può intervenire sul pallone. E ragazzi, sapete che non è che simpatizzo né tanto né per il Milan e né per il Torino. Questo è grave. Questo è un rafforzativo. No, questo è grave. No, Manfredi, ascoltatemi, perché noi dobbiamo fare anche... No, ma questa trasmissione è intrattenimento, per carità. Però, signori, basta. Cioè, la gente, se poi si disinnamora del calcio e non guarda più le partite, è colpa anche di questi episodi. Allora, no, io non sono d'accordo sulla valutazione dell'episodio. Un attimo, ma perché generale... sono stati tolti gli alert. No, come sono stati tolti? Cioè, Faina, lei ha avvisato qualcuno? Pancio, invece di pensare a guadagnare pensa a fare il tuo lavoro che tu dici che il web... Lo dico perché lo stanno dicendo in chat. Tu dici che il web è la nuova frontiera, che il web deve cambiare alcune cose, deve provare a cambiare. Ecco, prova a cambiare tu qualcosa. Prova a cambiare tu qualcosa. Perché oltre a fare intrattenimento, che sei bravissimo a farlo, fai anche qualcosa di utile. Vabbè, ma l'hai appena detto tutto, lasciato dire... Non è possibile... Lo dice Luca, io lo stimo, ma al di là di tutto, lo stimo perché lui dice veramente quello che vede e non quello che gli fa comodo dire. Manfredi, tu hai la tua opinione, l'unica cosa che voglio dire è che posso venirti dietro sul discorso della categoria italiana degli arbitri di questi anni, io posso venirti dietro, però adesso in un campionato dove non si è visto un fuorigioco perché non si è visto un uomo, dove uno voleva spaccare un ginocchio a uno domenica scorsa e non è stato neanche ammonito, questo non rientra tra gli errori gravi del campionato. Per me è un errore grave, Manfredi. Questo, Manfredi, io rimango della mia opinione. Abbiamo visto delle cose imbarazzanti. Io mi sto veramente stressando, Manfredi. Cioè, io vorrei parlare di calcio. L'errore dell'arbitro. No, ma al di là dell'arbitro, Augusto, io ti dico anche una cosa che oggi ho riflettuto con un mio amico. C'è una persona che non è d'accordo con il tuo punto di vista. E la chiedo anche a Luca Coin, a Giulia, a tutti i presenti, anche alla chat vorrei chiedere. Signori, bisogna aumentare, o si aumenta la potenza del VAR o si toglie il VAR. Perché per quanto mi riguarda, un giocatore diffidato equivale a un giocatore che rischia il rosso. E quindi l'arbitro, secondo me, deve andare al VAR. Deve aumentare la potenza del VAR. Mi sono rotto i coglioni con la frase il VAR non può intervenire. Mi sono stufato. Lo voglio fare. Mi piace il minestrone. Una cosa è chi non le rispetta. Io critico, no, lui tutti, sai perché me ne frega un cazzo. Perché non significa nulla. E finisco, perché Abisso questa sera deve andare al VAR. Basta. Allora, adesso un attimo che devo fare entrare una persona, grazie mille, non so chi ha donato perché saranno stati riattivati adesso, praticamente ricaricate la live in caso. Non vedo il nome per mettere. Sì, sono stati rimessi. C'è un complotto, c'è stato un complotto stasera, indagheremo. Ma io già ho capito dove vuole arrivare il dottor Damiano, sta facendo il suo minestrone perché poi vuole arrivare all'arbitro della partita di oggi. Il solito caos disorganizzato, neanche organizzato. E quindi va. Però nessuno ha fatto i complimenti al Torino, mi stavo ascoltando un quarto d'ora fa che ero in macchina. Bisogna fare i complimenti, ma se il Milan perde col Torino, ma saranno più demeriti del Milan che ha perso con Buongiorno e Gigi? O devo fare, non mi sembra che il Torino abbia fatto sta partita memorabile. Hanno fatto quel gol con una papera di Tatarusano. No, comunque è andato due volte in vantaggio, sono state sempre corti, hanno fatto un pressing altissimo tutta la partita, quindi intanto i meriti
gli devi fare. Però è chiaro, se come dicete le partite non le giochiamo più, vince il più forte, buonanotte. Quindi Juric è stato, a me piace tantissimo. No, però non mi è sembrato un Torino dominante, un grande Torino che ha messo all'angolo, ha giocato malissimo. Poi Harry, perdonami, però stasera fare i complimenti a Juric, secondo me, dopo quella scenetta imbarazzante. No, quello non c'entra niente, io parlo della cosa tattica. Vabbè ragazzi, lì è stato fatto, c'era un'espulsione, cioè nel senso c'era il fallo lì, no? Ho capito, visto, però tra un po' entrava in campo. Ma Juric è uno che mare. Grazie mille Pupo. Ma poi mettete gli almeno cambiate audio, mettete gli alert di uno che si presenta solo quando vince e quando perde se nasconde sotto al letto come i bambini. Ma oh, stasera dall'Egitto posso, se collegato. L'ho visto, un buffone. Quindi il Milan perde e vince, facciamo la storia del che devo fare ora? Non perdete mai. Ma però sei detrattore di sta roba, Pancio. Però... tu sei detrattore di sta roba, perché se io vinco sempre vengo preso per il culo da tutti quanti solo quando vinco. Se io mi presentassi solo quando vinco sarei preso per il culo da tutti, invece questo, e te ne sei artefice di tutto, viene preso come il simbolo, il forte. C'è sempre con tuo complottismo, però dai, oh. Quale complottismo? Ma posso, scusate. Ma secondo te posso soffrire di uno che si presenta solo quando vince? No però dai, mi dia un parere su questa frase. No, ma giuro, non mi dà fastidio, perché viene detto che è una persona che per me nel calcio ha valore zero. Grazie Euge, grazie mille. Cambiatelo, mettete padri. Tra Faina non c'è paragone, dai, non diciamo. Quando entra De Ketelaere, un attimo che non si è zoomato. Quando entra De Ketelaere non ti dà l'impressione facciale del adesso entro e la risolvo, ma sembra più un bambino che dice. Vabbè, ma che frase adesso entro io. Fabio Caressa Sky. Vabbè. Ma io stimo Caressa, ma che frase è? Ma non ha senso sta frase, dai. Che affermazione è? Io volevo sentire una risposta da Giulia a questa domanda. Scusami Manfra. Giulia, hai qualcosa da dire a Fabio Caressa? No, cosa ho fatto? Scusate, mi sono sbagliato. Prego Giulia. Io non ho capito qual è la domanda, però sono felice per tutti che esista De Ketelaere, perché dà un sacco di argomenti. Sai che conosco un'altra persona che è felice di questo, amica mia. Allora, mercoledì sera sarò allo stadio. No, no, allora facciamo. No, io sto scherzando. Io mi sento che mercoledì sera si sblocca. No, però devo dire. Perché io... Maestro, non rida. Maestro, non rida. No, allora mercoledì sera si sblocca. Qualora ciò non dovesse accadere, sì? Io quantomeno ammetterò che in effetti questo primo gol sta un po' tardando ad arrivare. No. Sai cos'è? È un fantasma, non si manifesta da lui, non si manifesta più. Allora, vi dico due cose. Uno che mercoledì... Che cazzo? Ma chi è? Ragazzi, mi ho fatto paurissimo quella cosa. Noi abbiamo anche dei personaggi così, comunque in allora vi dico due cose. La prima è che mercoledì al 99% Giulia avrà la sua maglietta. Oh, ce l'ho. No, infatti manca quello, volevo dire, ce l'ho in tempo per poter... mi metti in primo piano, non ripeto, non... niente, zero. Ma quindi sta venendo fuori Giulia come Faina, perché piglia la maglietta, per questo lo sto difendendo. No, non ho capito, la maglia Manfred ce l'ho per mercoledì. Quando mi 99% te la consegno mercoledì. Senti. Ragazzi, ricordo che abbiamo fatto fare al raggiungimento delle 3.000, mi raccomando, vediamo già che stasera che manca poco, la maglietta per Giulia. Non con scritto Kinderino. Una sorpresa. No, no, è una sorpresa. No, con scritto Kinderino. Con scritto Kinderino. No, allora voglio Kinderino. Allora non te la regaliamo, Giulia. Cioè, o c'è Kinderino. Ma no. Pancio, guarda che c'è un'altra dichiarazione sopra quella di Caressa di Adani, però la devi mettere tu che video. No, Adani fino a no, adesso voglio vedere Adani cosa dice, perché ricordo il video in cui diceva che era un fenomeno. Che è successo? Maestro, un attimo, maestro, sta bene? Ho trovato una spina nel pesce. Non mangiate il pesce fresco, viva il pesce pescato! E mi sto cibando di olive, piuttosto le olive, cazzo. Non la manda a dire. Ah, guarda quanti le olive c'hanno gli ossi. Ragazzi, se volete vedere delle robe, attenzione.
che ho visto questa sera. Un arbitro totalmente inadatto, ma non alla Serie A, eh? Non alla Serie A. Proprio ad ogni tipo di campionato professionistico. Cioè, se adesso ci andiamo a vedere, ragazzi. Hai capito, hai capito? Adesso ci andiamo. È il minestrone di prima. Gol di Messias, rivedendolo non mi sembra evidente il fallo, dice... Vabbè, certo, ma è ovvio, ragazzi. Ma di che stiamo parlando? Ma stiamo... abbiamo ingrandito un falletto. Dov'è Manfred? Abbiamo ingrandito un falletto. Cioè, come se avesse scritto un no, però non cioè, è vero, però Augusto, non è vero, perché dice che è da levigare. Questo è un problema da levigare. Scusami, Giulio, 5 stelle russi è il massimo, no? 5 tutto per emozionare. Se lo deve fare, no, io dico, deve fare il fesso. Io dico che è un calciatore. Esagerò in tutti i commenti, bene, però ha descritto Mbappé, ha descritto. No, io dico semplicemente che De Ketelaer è ad oggi un calciatore depresso, a tutti gli effetti, e che secondo me si vedrà quel che vale nella seconda parte di stagione del mondiale. Per oggi è bocciato e sono il primo a dirlo, però no, bisogna vedere poi il futuro oggi, quello che dirà. Non lo boccerei nemmeno oggi, però se lui descrive così De Ketelaer, se una squadra italiana compra Mbappé, De Ketelaer, De Ketelaer, come te pare? Bello De Ketelaer, è un po' francese, mi piace. Se compriamo Mbappé in Italia, come lo descrive? Cioè, che fa? Vabbè, ma Dani è un po' così. Beh, lui è vabbè, ragazzi, dai. Ho capito. Sì. Allora, no, attenzione, però, perché c'è un riferimento. Se va la chi la spara 5... più grossa. No, però aspetta, se poi De Ketelaer subito esplode, lui dice l'avevo detto. Adesso lui deve dare sulla Babbo TV. Io, al momento ho detto una grande cazzata, perché il giocatore non sta rendendo. Però male. Perché ho detto una cazzata? Io questo che no, io non lo condivido. No, Dani l'ha presentato, lui ha detto 5 stelle, quando sei 5 stelle russo sei il top. Quindi non era pronto pure se avesse giocato bene, perché il pittone, no? Tempo. Ha detto abbiamo gli highlights del Milan, credo, su Sport Mediaset. E intanto c'è un uomo che aveva previsto tutto. Sacchi aveva detto: potrebbero esserci problemi per il Milan se non dovesse scendere in campo con mente libera. L'aveva detto stamattina. E effettivamente ha avuto ragione. Sacchi a Torre l'ha detto. Ha detto: se al grande Gigio Tower, ha detto: se il Milan scende in campo pensando a Zagabria, sicuramente col Torino, che poi non è Zagabria ma è l'altra che gli manca, però va bene, tu sicuramente col Torino avrà difficoltà, e Sacchi l'aveva vista la partita, diciamo. Io l'ho detto ieri mattina che non avremmo vinto, rispetto per me, altro che per Sacchi, l'ho detto ieri mattina. Rispetto, Manfred. Io sono entrato, adesso Giulia mutatela, però se no non parlo, o parlo io o parla lei. No, adesso Madonna. Guarda, Fabio, mi muto da sola. Ok, io credo che bisogna anche parlare un po' di calcio veramente. Io credo che ieri, ci sono due cose di cui parlare. La prima, rapidissimo, ieri un rigore, sono d'accordo con Damiano, scandaloso. Cos'è, Rogerio, a Napoli-Sassuolo, questo col polso prende, da regolamento è rigore, erano sul 3-0, rigore più grande del mondo non viene dato. Oggi la spinta, eccetera, eccetera. La roba di Milinkovic, robe arbitrali, veramente da licenziare tutti. Per quanto riguarda De Ketelaer, io voglio veramente, grazie per questo spazio, cercare per l'ultima volta di spiegare, magari col supporto di Luca, che l'acquisto di De Ketelaer non è uguale al diritto di riscatto e prestito di Tonali. Non possiamo fare di queste cose un esempio, perché non lo sono. Allora, De Ketelaer viene perché il Milan che vuole bruciare i tempi anche in Europa e che vuole prendere un giocatore pronto e, come descrive Adani, di grande classe, incisivo da subito. Grazie a tutti, ragazzi. Io ad agosto non è che lo attacco, dico che da quello che vedo, da quei campionati esteri, dagli skills, eccetera, eccetera, dico: questo ragazzo gioca bene da interno, fa delle cose carine, ha dentro il calcio, ma in questo calcio atletico, in questo calcio muscolare, in questo calcio dove i tempi che hai in Belgio, in Italia non li hai, e già non parliamo di Premier, fallirà. Ma i cavalli di razza, come spiego sempre Sergio Leone, c'era una volta in America, si riconoscono alla partenza, perché all'arrivo li riconoscono tutti. Alla partenza io, l'unico, non Adani. Adani può accompagnare solo. Ho detto che questo calciatore sarebbe tornato malissimo, soprattutto in questo Milan. E concludo, grazie per lo spazio, che ha fatto della grinta, cioè lo gostano i compagni, perché il Milan non è De Ketelaer, come l'Inter non è Elche. Grazie, tutto qua. Ma Io a difesa di De Ketelaer dico una cosa di cui va tenuta conto, e non sento mai nessuno dirlo:
perché Deller è arrivato negli ultimi giorni di mercato, quindi non ha fatto una preparazione con la squadra. In una stagione in cui si gioca ogni tre giorni, sai Fabio, tu che sei un uomo di calcio, sai quanto è importante... Armadietto che gli chiudevano l'armadietto nello spogliatoio del Real, è arrivato insieme, tu ti ricordi, uno al Milan, come si chiama l'olandese, coso, quando avevano fatto fuori i tre Snyder, Untela, vabbè, ma Snyder, stai parlando di un fenomeno fatto e finito, un attimo, raga, andiamo a vederci gli highlights. A zero cacciato dal Real con l'armadietto, sì, ma è un fenomeno, che sia zero è irrilevante, era un fenomeno. Dopo quattro vittorie consecutive non può. Se tu oggi compri un calciatore a 36 milioni e prendi questa operazione e la metti dentro il contesto economico da pezzi al culo in cui siamo, tu fai un'operazione di all in una squadra campione d'Italia. E quindi Correa cos'era, Fabio? Quindi Correa cos'era? Puoi dire, Luca, stai attento a non nominare Correa. Questa operazione... E cos'era Correa, allora? E voi vi sottraete. Giulia, ma cos'era Correa? Perdonami, allora Correa era l'all-in dell'Inter, non credo. Però questa, Luca, non è... Quando che serva un gol come Correa ieri, mi devi telefonare. Vabbè, ma allora se dai, Fabio, fino all'altro giorno abbiamo detto che è un giocatore inutile, adesso perché fa un gol... L'operazione era... Allora, l'operazione che tu puoi... Sai che i milanisti sono come i fiorentini napoletani, sono incompetenti. Allora, l'operazione dell'Inter errata è quella di Gosens, dove in anticipo sul rinnovo di Perisic e Marotta l'ha quasi perduto, vanno a prendere un giocatore che è un doppione per una cifra importante e che probabilmente a gennaio andrà via. Quella è un'operazione errata paragonabile a Andatela al botto. Non Correa. E perché no? Non Correa. Tu hai parlato di all-in in una situazione economica. È inutile che giri le parole. Hai parlato di all-in in una situazione economica. L'hai fatto con Correa, se quello è l'all-in di De Ketelaere. Il fatto è che tu pensi di sapere cosa ha fatto il Milan con De Ketelaere. Ma il Milan non ti ha mai detto ho preso De Ketelaere per vincere la Champions. Il Milan ha preso De Ketelaere per credere in un ragazzo e per farlo crescere nella squadra campione d'Italia, dove ha tutto il tempo per crescere. Poi io tifoso mi incazzo per Torino-Milan e vengo qui a dirlo, De Ketelaere ha fatto cagare. Ma questo non vuol dire che lo boccio in totale. Però aspetta, scusami Luca, però non possiamo dire che il Milan... Vai Camelio, poi ci vediamo gli highlights. Però sembra Gabigol, come si chiama, all'Inter, Luca, come in fine però, a questo però, momento. Ragazzi, comunque Luca, l'Inter deve porre rimedio al tradimento di Romero Lukaku e si fionda su Dzeko, dopodiché c'è Thuram e Correa e l'allenatore che è sceglie un suo uomo. Ok, non è un all-in, è la scelta di un presidente di prendere 160 milioni e usarne 30, come per Correa, che io quando vedo le foto vedo Correa di fianco a Messi, ok? Invece il Milan... tu avevi venduto e ti sei costruito un budget che hai speso per Correa. Io non ho venduto, ho speso quello che ho vinto. Oh, signor da Muracese, prendo l'altro cellulare. Vabbè, ultimo minuto, faccio fare. Prego. No, prendo l'altro cellulare. No, ma non è il minuto, abbiamo dei pareri diversi. Luca, la campagna acquisti del Milan, me la puoi citare tu? Ciao Franks, dammi cifre e modalità di acquisto. De Ketelaere è il 99-95% del mercato del Milan. Sì, benissimo, ma nessuno ti ha detto non però è scusabile, che... scusabile, è un errore, no, nessuno dirlo. Però ha detto che vergogna, volevano che vincesse la Champions a dicembre, capisci? Io attaccavo Eriksen. Urlare è un'altra cosa, io sto parlando di calcio, poi se vogliamo urlare e fare lo show lo facciamo, però voglio esprimere il tuo pensiero. Prima che vediamo gli highlights, posso dire solo una cosa? Prego. Una. Io voglio dire solo questo, che comunque, per la cronaca, De Ketelaere, a mio avviso, sta facendo male adesso da 2-3 partite, ma all'inizio non faceva male, era sotto le aspettative, che è un concetto diverso. Oggi sta facendo male, secondo me, perché è un giocatore che a livello mentale è sotto un treno. Fermarsi anche perché Napoli continua a viaggiare spedito e l'Atalanta è sempre in alto. Il Toro dopo tutti, ho capito, ma che scusa è? Andiamo. Cerca una continuità di risultati che finora gli è mancata.
Origi titolare ancora una volta, con Giroud a rifiatare in panchina. Il terminale di tutte le azioni del Milan in avvio, Eleao qui servito da lancio di Brahim Diaz, era difficile, dopo un controllo di testa calcia male di sinistra. Questa è quasi manca il pallone con il destro. Sesto minuto, da qui Leao si spegne e si vede il Torino, 19esimo, Singo in verticale per il taglio di Pellegri che calcia di destro, Tatarusanu copre il primo palo e mette in angolo, Pellegri reduce da due gol nell'ultimo gol tra campionato e Coppa Italia. Dal corner che ne nasce, qualcosa di così grave da essere tolto, per Lukic, cross basso, girata di Skurs, palla centrale, il difensore olandese poco dopo viene ammonito. Torna ad attaccare il Milan al 33esimo su rimessa di Theo Hernandez, sponda di Brahim Diaz. Leao tiene palla, poi tenta un tiro coraggioso nelle intenzioni, molto impreciso nell'esecuzione. Prima svolta della gara, al 35esimo, da un fallo di Kalulu su Vlasic, con giallo per il rossonero, nasce il calcio di punizione, battuto da Lazzaro con palla messa a centro area e girata di testa da Gigi, che non deve nemmeno saltare, va all'area al castello della difesa zona del Milan sui calci piazzati. 1-0 per i granata, con il primo gol stagionale e secondo in Serie A per Gigi. No, si è girato Gigi, segnato nel 2021 con la maglia del Crotone. Al 37esimo lancio dall'area piccola di Milinkovic-Savic, respinge Gabbia, forse con una mano, Vlasic tocca per Miranchuk che la porta qualche metro proprio, sulla sinistra e poi calcia in diagonale verso il secondo palo. Sembrava aver toccato effettivamente di mano Gabbia, eventualmente bravo Abisso a dare il vantaggio. Secondo gol di Miranchuk dopo quello che si segna la prima giornata contro il Monza e ottavo centro in Serie A. All'intervallo è 2-0 per il Torino con Pioli pensieroso. L'allenatore del Milan forse ha già in testa i cambi che sta per fare. De Ketelare per Brahim Diaz, Rebic per Leao che ha deluso e Dest per Kalulu. Queste le scelte all'inizio del secondo tempo. Al 50esimo De Ketelare apre per Rebic, cross del croato. Nel miglior momento di Brahim Diaz di sempre. Origi sul secondo palo. Origi titolare per la seconda volta in campionato con Giroud a rifiattare in panchina. Un minuto dopo immediata risposta granata, Miranchuk per Lukic, sinistro da una ventina di metri, deviazione di Gabbia che è preziosa perché la palla era ben indirizzata, poteva essere una conclusione pericolosa. Cerca di farsi luce Dest, uno dei nuovi entrati, riceve da Tonali, vede che c'è spazio per avanzare perché nessuno esce a contrastarlo, prova il sinistro non male, finisce alto. Buona iniziativa comunque dell'americano nato in Olanda, alla quarta presenza in campionato. C'è una punizione per il granata al 58esimo, la batte ancora Lazzaro, Tatarusanu in uscita anticipato da Buongiorno che non trova la porta. Al 67esimo lancio di Tonali, duello fisico tra Buongiorno che è in vantaggio e Messias, finisce a terra il capitano granata Milinkovic-Savic, è fuori dall'area, Junior Messias ne approfitta per segnare tra le proteste granata, secondo gol stagionale per Messias dopo quello alla Samp, 16esimo in Serie A. Juric e la panchina del Torino furibondi con l'arbitro Abisso non richiamato alla review dal VAR Aureliano. La partita si riapre così, vedi, tra le polemiche. Juric protesta anche dopo la ripresa del gioco e viene espulso. Non mi è sembrato troppo Stefano plateale Pioli, sta roba per qua altri di cambi Juric. Finisce al 78esimo il riposo di Giroud, è già entrato in campo Benacer per Tonali. 81esimo Giroud, appena entrato, avrebbe subito una chance potenziale, fa un buon movimento a tagliare sul suggerimento di Rebic ma eccolo non qua. Controlla. Il Milan cerca di accelerare in questo finale, sviluppi di calcio di punizione, cross, ragazzi, di Rebic, c'era Leao, testa di secondo me facevate 2-2. Palla facile, e con la parte rossoneri confezionano solo occasioni poco nitide, conclusioni un po' forzate. Al 91esimo mano di Lukic che viene ammonito all'altezza dei 20 metri, Maradona. Calcio di punizione viene affidato a Rebic che prova a scavalcare la barriera, deviazione, è solo calcio d'angolo. Milinkovic-Savic nemmeno questa volta deve intervenire e il resto del recupero scorre senza sussulti del Milan, con il Toro che gestisce di fronte ai volti corrucciati dei dirigenti rossoneri e di Pioli. Cari amici miei, questo era il Milan. Harry. No, volevo dire a Andrea Alboro, che lui prima ha detto è arrivato tardi De Ketelare, no? Però l'anno scorso che discorso era? Non gli dai un attenuante al calciatore, perché l'anno scorso Anguissa è arrivato a gennaio
e ha fatto il fenomeno, quindi non hai sentito tutto. No, Pepo, non hai sentito tutto quello che ho detto. Aspetta, io ho detto che De Ligt è arrivato tardi, non ha fatto la preparazione, ma questa stagione qua, essendo una stagione anomala dove si gioca ogni 3 giorni, ci sono le sedute tattiche quando giochi a calcio. Se ne fai 6 in 3 mesi, è chiaro che non hai una preparazione ad entrare nel gioco della squadra. Questo ho detto io. Guarda che loro, penso che lo sai, i giocatori intanto rimangono da soli, fanno i video, rimangono con l'allenatore in seconda. La seduta tattica, no, Enrico, non è rimanere da solo e guardare il video. La seduta tattica. Milioni? No. Dai, ma che dite, su, dai ragazzi, tutti i dite, ragazzi, ma avete mai giocato a calcio pure a livello dilettantissimo? Sapete cos'è una seduta tattica? Come se mi parli dei video, che cazzo c'entra il video con la seduta tattica? Vuoi che ti porto un po' di dati di calcio? Però mi devi far finire, però ragazzi, se no non si può fare così, un attimo, mi fate finire? Vai a parlare da soli. Vuoi che ti porto una lista di calciatori che sono venuti a fine agosto ovunque, che hanno fatto bene? Ti ho parlato della stagione, quante volte te lo devo ripetere? Una stagione anomala, si gioca ogni 3 giorni. Come te lo devo dire? Ti porto dei calciatori che sono venuti adesso, che stanno giocando. Ma hanno giocato in questa stagione anomala, in questa? Certo. Ma te li porto e poi te li faccio vedere. A mancanza di personalità, in questo momento, e la sta soffrendo, perché il calciatore bravo, tecnico come lui, che ha i numeri, non li sta esprimendo. È chiaro che sono motivi di testa. Si gioca a pallone, non è che Pioli fa sto calcio. Ma che c'è? Allora buttiamoli in campo senza una tattica, senza uno schema. Mettiamo questi Allegri. Cos'è il modulo di Allegri? Buttiamo in campo e giocano loro. Faccio la lista. Adesso studio un po'. Allora andiamo sulla Lazio, raga. Andiamo sulla Lazio. Un attimo, Manfred, che devo prendere l'estate. Manfred, posso solo chiedere a Dami e Enrico, che prima non c'erano, e anche a Fabio, se condividono la scelta di aver tolto Leao? È una cosa di cui ero curiosa, proprio al volo. No, io Leao non lo toglierei nemmeno se stesse per facendo la peggior partita del mondo. Io sono d'accordo con Giulia qua. Occhio, perché oggi Pioli ha fatto una cavolata nei cambi. E questa cosa qua, occhio allo spogliatoio. Io Leao non lo tolgo mai, ma neanche Ibrahim. Guarda che brutta sta cosa che fatta. Secondo me ha fatto benissimo. Scusate un attimo, però, perché Pioli è andato delirio di onnipotenza e la pagherà cara. Clippate. Scusate, però, Camelio, già ti ho detto 1,5 miliardi di volte che se viene in una trasmissione dove si parla di calcio, devi sapere. Zambo Anguissà viene acquistato dal Napoli il 31 agosto 2021. Aia. E fa il suo esordio l'11 settembre. Devi studiare. Ma non è venuto a metà anno, chissà. Devi studiare. Ma non è venuto a metà anno. Devi studiare. Sei sicuro? Devi studiare. Sei sicuro? Devi facendo studiare. Una gaffa, Devi studiare. È venuto a metà anno. Vai su Wikipedia. No, è venuto. Beh, basta chiedere a tutti quanti. È venuto su Wikipedia. Vai su Wikipedia. Ma su Wikipedia. Devi studiare. Hanno sbagliato. Tu hai preso come obiettivo Anguissà per parlare di De Ketelaere, hai detto una stronzata. Vuoi scommettere? Trovane un altro, cioè, veloce. Non è venuto a metà. Rispondi, non è venuto a metà anno. Vai su Wikipedia. Ma devi rispondere tu, lascia me. Wikipedia che scrive un sacco di cazzate, la puoi modificare come anche tu. Come scrive le cazzate su Wikipedia? Certo, lo puoi modificare anche tu, Wikipedia. Ma che vuol dire posso modificarlo pure io? Ci andiamo noi. Ma che cazzo? Vai su Carriera, vai. Ma se è meglio Transfer Market anziché Wikipedia, ma che cazzo di social? Vai su Wikipedia. Ma perché Wikipedia? Vai su Transfer Market, quando cazzo te pare a te? No, c'è Manfredi. Voi non ve lo ricordate, se è venuto a metà anno. Il 31 agosto 2021 viene ceduto al Napoli con la formula del prestito annuale, debutta in Serie A l'11 settembre, la terza giornata contro la Juve. Il 16 settembre fa l'esordio in Champions, in Europa League, giocando titolare la trasferta. No, mi sono sbagliato, che cazzo vuoi? Non è che hai risposto male a Paffredi. Agame, ma chi cazzo te credi di essere? A che ho risposto? Fammi capire. Grazie Blackjack. Blackjack? Grazie mille. Vabbè, ma mi sono sbagliato, non cambia nulla sul concetto che i giocatori a gennaio rendono, voglio dire. Il volume metti, capoccione. Hai detto un giocatore sbagliato, basta. Sì, vabbè, ma ne portiamo 6.000, non è dirne un altro. Non fanno le doppie sedute, cioè, non capire. Dipende chi arriva, però, non un ragazzo di 20 anni dal Belgio, capisci cosa voglio dire? Allora,